Buonasera, gentili telespettatori. Come sempre vi ringrazio per essere assieme a noi e seguire gli avvenimenti di questa giornata, di questo fine settimana. E la apertura, la prima pagina, la dedichiamo ad un'amica, ad un amico, vedete, sia al maschile che al femminile, che dal mese di febbraio ci fa a compagnia in maniera così molto molto rumorosa. Mi sto definendo per quanto riguarda l'Etna, ancora oggi un alto parossismo, siamo al 60°. Vi lascio immaginare la genere vulcanica, questa volta si è spinta nella zona di nord-est, colpendo i paesi sia Piedimonte che Linguaglossa e zone vicine. Ma vediamo un po' in particolare il servizio. L'Etna torna a destare l'attenzione di tutti con un nuovo evento parossistico che ha determinato una fontana di lava accompagnata da violenti boati ed emissione di cenere. Attualmente la sabbia dell'Etna, fuoriuscita dalla cratere di sud-est, si è diretta in direzione est-nord-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, più che mai allerta in queste ore, segnala che tre flussi di materiale piroclastico si sono staccati dalla parete orientale del cratere di sud-est, percorrendo circa 1,5 km nella desertica Valle del Bove, stessa direzione assunta dalla colata lavica, con i fenomeni in corso che sono stati osservati in discontinuità dalla rete di telecamere predisposte a causa delle avverse condizioni meteo, imperversanti oggi sulla zona. L'INGV intanto ha emesso un avviso per l'aviazione di colore rosso, ma al momento l'aeroporto Fontana Rossa di Catania resta operativo. Dall'inizio dell'anno praticamente si susseguono i fenomeni parossistici, con la cenere che più volte ha invaso sia le campagne come i comuni pedemontani e non solo. La situazione resta complessivamente in evoluzione e sotto stretto controllo da parte degli esperti nella valutazione continuativa delle prossime ore. L'Etna dà e l'Etna toglie, ma in particolare con queste situazioni parossistiche che si sono ripetute nel tempo, i danni sono incalcolabili, sia danni alle case e alle persone che hanno dovuto far rimuovere la cenere vulcanica, ma in particolare nell'agricoltura, specie nei periodi nei quali ci sono state le fioriture che sono state molto molto danneggiate. La Coldiretti a questo proposito chiede che si possano avere degli interventi urgenti sia da parte della regione siciliana sia da parte dello Stato centrale. Vediamo un po' il servizio. Dall'inizio dell'anno si susseguono ormai con una certa regolarità i parossismi dell'Etna, con l'incubo cenere per le campagne siciliane. La ripresa dell'attività continua a creare problemi già evidenti che sino ad oggi hanno causato danni alle coltivazioni, con disagi anche per chi è costretto alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo o alla pulizia delle strade rurali. Una situazione divenuta ormai quasi la normalità che induce la Coldiretti ad avviare un nuovo sistema di interventi che possa salvaguardare anche gli imprenditori agricoli con norme celeri e specifiche. Come afferma lo stesso presidente Passanisi, si tratta di un'emergenza continuativa paragonabile ad una calamità quotidiana. È auspicabile quindi una normativa certa in tal senso per gli aiuti necessari agli operatori del settore. È oltre 8 mesi che assistiamo a un'attività stromboliana incessante e straordinaria che mette in crisi il settore agricolo. La caduta della cenere vulcanica è un fenomeno che provoca ingenti danni a tutte le produzioni, dal settore florovivaistico al comparto orticolo ed agrumicolo. Quello che chiediamo sostanzialmente sono norme ad hoc, celeri e che ci diano la possibilità di poter continuare a lavorare. Pagare il prezzo più alto indubbiamente sono le aziende agricole, da quelle del florovivaismo a quelle della quarta gamma dell'agrumicoltura. Non è un evento eccezionale, ma ormai per noi è diventata una regola. Per questo motivo si devono attuare dei rimedi a livello politico e istituzionale affinché si permetta alle aziende agricole di continuare a coltivare in questo territorio. Bene, adesso parliamo di un'altra realtà. Da parte degli inquirenti sono stati sequestrati beni per oltre 500.000 euro ad un esponente del clan Cappello. Vediamo un po' i particolari della vicenda. Non solo il responsabile del gruppo del clan Cappello in Via della Concordia a Catania, con il compito di definire ed impartire le strategie operative, l'approvvigionamento della sostanza stupefacente, ma anche le modalità del recupero illegale di ingenti crediti, bensì pure tre di non, sia col gruppo operante nei territori di Catania Nuova, Centuripe e Ragalbuto, sia
con il capo organizzazione mafiosa Cappello e la sua compagna, con cui si rapportava nel momento delle decisioni da assumere nel nome del clan. A Santo Strano, 54 anni di Catania, detenuto in regime di sicurezza, e alla moglie Stefania Reale, su richiesta della Procura distrettuale di Catania, il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro beni, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale, il tutto sulla base degli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, che secondo gli investigatori sarebbe stato acquisito senza la necessaria copertura economico-finanziaria, ma dunque con i proventi derivanti dall'illecita attività di Santo Strano, ritenuto esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa all'interno del clan Cappello, e già giudicato socialmente pericoloso con un decreto irrevocabile del Tribunale di Catania nell'aprile del 2010. I beni del provvedimento, riconducibili sia allo Strano che ai familiari, ammontano a circa 500.000 euro e si tratta di un appartamento al villaggio Sant'Agata, intestato alla moglie, poi un'impresa individuale al villaggio Sant'Agata con oggetto sociale commercio al dettaglio di caffè torrefatto, saldi attivi di rapporti bancari superiori a 1.000 euro, 9 orologi di prestigiose marche, 2 bracciali tipo tennis con brillanti, oggetto di un pregresso sequestro operato dai carabinieri nel 2015 che li rinvennero all'interno della cassaforte dello Strano in occasione del suo fermo di indiziato di delitto in quanto accusato di concorso in omicidio e un tentato omicidio, per i quali venne però assolto in primo e secondo grado e per la partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di organizzatore, contestato tra l'ottobre del 2009 e l'agosto del 2012 a Catania Nuova in provincia di Enna. Dell'attività dell'uomo gli investigatori avrebbero avuto riscontri da una decina di collaboratori di giustizia. Secondo i carabinieri, Santo Strano avrebbe vissuto alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 dei proventi illeciti dei reati contro il patrimonio, per cui ha già riportato condanne definitive, furti ed estorsioni, e che anche successivamente ha continuato a delinquere compiendo una progressione criminale che lo ha visto affacciarsi in contesti associativi anche di tipo mafioso almeno fino al 2017, ricoprendo ruoli di spicco e ricevendo utilità illecite significative. Per tale motivo già colpito da numerose condanne, alcune delle quali irrevocabili per associazione di tipo mafioso e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. E adesso vi mostriamo una foto che ci riporta indietro nel tempo, nei tempi bui, quando essere in un certo modo si veniva indicati a dito. È una scritta che è stata rilevata nella scalinata di Monsignor Alessi a Catania, e neanche la pronuncio, ma sono di quelle situazioni che nel terzo millennio non dovrebbero in nessun modo avere piede e avere storia. Abbiamo presentato questa foto ancora per stigmatizzare comportamenti di questo genere, tenendo conto che ognuno di noi può essere quello che vuole nel suo privato senza che debba rendere conto a chiunque, e può essere in un modo piuttosto che in un altro, non è quello per giudicare le persone, perché le persone si giudicano dai comportamenti e non dai comportamenti sessuali. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di un'altra realtà invece, che è una emergenza a Catania. Le immagini ve lo faranno vedere. Dovrebbe partire quella che è la raccolta porta a porta, ma ancora nelle more, Catania non è certo una città vivibile o visitabile. Vediamo il servizio. Cumuli di spazzatura traboccanti dai cassonetti in vari punti di Catania, strade e piazze centrali, invase dall'immondizia, malgrado l'opera svolta costantemente dall'amministrazione comunale. A breve sarà avviato il servizio porta a porta, che dovrebbe gradualmente eliminare il problema. Tante le contromisure predisposte per evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti. E nonostante ciò, questa è l'immagine che si pone davanti ai passanti stamattina in Piazza della Guardia. Naturalmente l'appalto nuovo partirà giorno 1, quindi per noi da lì in poi è importante fare analisi, perché da lì in poi toglieremo i cassonetti in alcune zone di frontiera che diventano delle discariche. E quindi lì noi contiamo di abbattere l'indifferenziato che finisce in discarica. È anche vero che c'è un problema con la stessa discarica, conferimenti limitati come qualche settimana fa, ecco, non sono sufficienti per noi i conferimenti che ci autorizzano. Il rischio è che ogni giorno si accantona una parte di rifiuto sul territorio, e questo alla fine può farci ripiombare nell'emergenza, quindi lo sappiamo benissimo. Il sindaco ha già interagito con l'assessore regionale
per fare in modo di avere maggiore disponibilità da parte della discarica, almeno fino a quando giorno 1 appunto il nuovo appalto ci consentirà finalmente di poter incidere su un sistema che è stato sempre così fino ad oggi. Solo lì, togliendo i cassonetti e togliendo appunto questo flusso di rifiuti sia interno della città ma anche dall'esterno, possiamo avere gli strumenti per poter incidere e ridurre l'indifferenziato e quindi i conferimenti in discarica. In alcuni punti della città continuano ad esserci grandi cumuli di spazzatura, evidentemente la gente sta sfruttando questi ultimi giorni ancora in maniera indiscriminata. Sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo registrato, l'inciviltà aumenta. Cioè, paradossalmente il cittadino dovrebbe dire: vedo che c'è una discarica, aspetto che rientri a regime la raccolta e poi vado a conferire. Alla fine tenere un sacchetto a casa, in realtà invece registriamo menefreghismo e quindi si aggiungono sacchi ai sacchi che già sono depositati e questo creano anche in alcuni siti problemi per la circolazione stradale, per esempio, ma anche per il pedone che passa sul marciapiede. Registriamo quindi un'inciviltà nell'inciviltà. Neanche appunto tutelarsi gli spazi in cui si vive e in cui si abita. Lo ripeto, non è solo un problema di rifiuti che vengono da fuori, perché c'è anche questo fenomeno che è assai incisivo, ma anche interno. Purtroppo il cassonetto non ci consente di eseguire i controlli su chi conferisce i rifiuti. State provvedendo operazioni di polizia straordinaria in tal senso? Sì, di pari passo, man mano che stiamo svuotando i mezzi, quindi stiamo potendo conferire, poi andiamo a risanare quindi i luoghi oggetto dell'abbandono, perché naturalmente poi bisogna non solo prendere il rifiuto ma anche andare a sanificare le aree, quindi facciamo anche dei lavaggi dei cassonetti, lavaggi delle sedie su cui sono stati depositati i rifiuti. Poi lo ricordo, è già avviata la videosorveglianza, quindi questo ci sta consentendo proprio in questi giorni di fare tantissime sanzioni a chi sta abbandonando rifiuti fuori orario lo sta facendo senza rispettare le norme sulla raccolta differenziata, perché se i cassonetti hanno un colore, ecco, lo voglio ricordare, non perché c'è il cassonetto di prossimità e non c'è la raccolta porta a porta non si deve fare la differenziata. Il prossimo servizio ci porta a Santa Venerina, dove un intero paese ha accolto questo pomeriggio un concittadino che mancava da 36 anni, dove, avendo lavorato nelle poste nella zona del Bergamasco. Ognuno di noi nel corso della vita lavorativa fa tanti sogni, tanti desideri, tanti propositi nel momento in cui andrà in pensione. Questo signore che adesso vi presentiamo ha realizzato il suo sogno, farsela in bicicletta da sotto il monte, il paese dove è nato il San Giovanni XXIII, e arrivare sino a Santa Venerina. Vediamo. Ha atteso la pensione per mettere in pratica quella che era più di un sogno, un'autentica impresa, compiuta da un 63enne, Simone Seminara, originario di Santa Venerina, ma ormai da tanti anni trasferito in Nord Italia. Dopo aver concluso la sua attività lavorativa come impiegato postale, ha inforcato la sua mountain bike percorrendo tutta l'Italia. 1300 km circa in 3 settimane per raggiungere la Sicilia e il centro del paese che gli ha dato i natali. Qui è stato accolto da amici e parenti per una festa che neanche lo stesso interessato si aspettava. Sono rimasto, come si dice, allibito. Cioè, non riuscivo manco a piangere della gioia che ho provato. E sinceramente è una cosa che desideravo da tanto e finalmente si è verificato, questo grande sogno che avevo proprio nel cassetto. Ho dovuto aspettare la pensione, però, per avere tanto tempo a disposizione. È stato un viaggio fantastico, ricco di emozioni, ricco di sensazioni bellissime. E infatti, per telefono, quando mi sentivo con i miei amici, dicevo sempre: a regalarvi qualcosa e vi regalerei l'emozione che ho provato. Questo è il miglior regalo che potrei fare a loro. Da dove è partito? Da sotto il monte Giovanni XXIII, nel paese di Papa Giovanni, provincia di Bergamo. Ho fatto un tratto in treno fino a Piacenza. Da Piacenza ho intrapreso la via Francigena, che è quella famosa via che fanno i pellegrini per arrivare a Vaticano. Da lì ho lasciato la classica, ho fatto tutto il Tirreno, facendo Lazio, Campania e Calabria. Finalmente ho visto da Scilla, ho visto il pilone della Sicilia. E allora lì è stato veramente come si dice, un'emozione che non riuscivo più a pedalare, mi sono rimasto imballato così. Comunque, tante cose per strada. Però cosa l'ha portata a fare questa impresa? L'amore che ho per questo posto, per la mia terra, per la Sicilia e tutto.
perché l'unico modo per veramente desiderarlo e farlo con sacrificio, però felicità, ogni pedalata era un sacrificio in salita, però era un colpo di felicità in più, man mano che mi si avvicinava. Amore anche e passione per la bicicletta? Quello sicuramente è da una vita, da tanti anni che vado in giro in bici e naturalmente la passione proprio per il fuoristrada, comunque, perché io prediligo di più la mountain bike alla bicicletta da strada, però ho dovuto fare tanta strada con la mountain bike e ci sta pure. È un'impresa che consiglierebbe ad altri? A tutti, perché è ricca di emozioni. Sono partito da solo, ma ho conosciuto non so quante persone ho conosciuto, con cui ho parlato, ci siamo confrontati, abbiamo passato momenti di fatica assieme, magari con qualche tratto di salita assieme, però è stato fantastico e lo rifarei non una volta ma anche 10 volte. Spero però che con l'età mi accompagni in questi traguardi. Comunque grazie di tutto, grazie, ringrazio la cittadinanza, i miei amici e tutti, in particolare anche l'amministrazione comunale di Santa Venerina per questa accoglienza che veramente è per me esageratissima, per me non mi aspettavo. Mi aspettavo 4 amici qua in piazza, ma non mi aspettavo tutto il paese con questa accoglienza. Sono emozionatissimo. Bene, noi auguriamo al Signore tanti chilometri ancora nelle gambe e che possa divertirsi e godere della pensione. Adesso andiamo a riposto. Sono iniziati i lavori per quanto riguarda la sistemazione del primo bacino e questo per ampliarlo e per rendere migliore la fruizione delle tante imbarcazioni che lì arrivano. Spesa intorno a 1 milione di euro. Vediamo. Al via i lavori di rimozione dei pontili galleggianti nel complesso portuale del primo bacino di riposto. Entro la fine dell'anno i fingere e i relativi sistemi di ancoraggio rimasti danneggiati dalle mareggiate tra il 2009 e il 2014 saranno portati via in modo da proseguire gli interventi di riqualificazione dell'intera area, per la quale sono stati stanziati fondi pari a 1 milione di euro. Si tratta di finanziamenti regionali assessorati alle infrastrutture che rientrano nel patto per lo sviluppo della Sicilia, il patto per il sud, per lavori che una volta ultimati consentiranno tra l'altro di dotare il primo bacino, area tanto cara ai ripostesi e molto apprezzata dai turisti ma attualmente interdetta per ragioni di sicurezza, di nuove strutture di ormeggio e di nuova pavimentazione che allo stato attuale presenta criticità. Procede l'opera di ristrutturazione del waterfront che si affaccia da via Duca del Mare davanti al mercato ittico, come spiega il sindaco della cittadina marinara Enzo Caragliano. Sono iniziati i lavori per il ripristino di questi, diciamo, prima dei pontili a mare. I fingers vengono portati via così come sono, si trovano qui, saranno dei lavori di ricongiunzione, di manifattura, di riconduzione a nuovo e saranno portati via per Lampedusa e altre parti della Sicilia, in modo tale da poter sgomberare finalmente quell'area che appartiene al primo bacino. Di concerto in continuo ci saranno anche i lavori per fare il famoso braccio d'attracco con l'attracco a mare per le barche, in modo da rendere operativo il primo bacino. Il tutto, queste lavori dovrebbero concludersi entro il 15 dicembre di quest'anno. Dal 15 dicembre in poi dovremmo vedere l'altra ditta che in continuo, dico in contemporanea, sta facendo i rilievi che deve presentare ai vari organi competenti, ma dovrebbe esserci una continuità di lavoro di cantiere. Stiamo chiudendo il parcheggio al primo bacino, uno perché dovranno passare questi grossi camion per approntarle comunque e quant'altro, ma nel frattempo anche perché chiederemo alla regione qualcosa per poter di nuovo rimettere in funzione la pavimentazione che è un pochettino sconnessa e obsoleta dovuta alle vecchie mareggiate. E adesso restiamo in zona e parliamo del pronto soccorso dell'ospedale di Giara, aperto da pochissimo tempo, ma già da parte del comitato cittadino che si è battuto in questi periodi in cui il pronto soccorso era stato chiuso, perché lamentano, hanno paura che il personale che viene utilizzato per il pronto soccorso viene tolto da quelli che sono gli ambulatori che venivano fatti. Tant'è vero che i tempi di attesa per quanto riguarda gli ambulatori sono molto
molto lunghi e anche ci sono problemi per quanto riguarda la velocizzazione all'interno del pronto soccorso. Facciamo nostra questa realtà non dimenticando che la zona del bacino di Giaro è una zona molto importante per quanto riguarda l'utenza. Adesso andiamo invece ad Acireale e parliamo dei murales che sono stati approntati in via Alessi. Vediamo. I quattro murales creati da giovani artisti locali rappresentano un inizio di un programma più ampio proposto dalla signora Lucia Catania, che qualche anno addietro, attraverso il bilancio partecipativo, ha presentato il progetto accolto e finanziato dall'amministrazione comunale, promuovendo la street art per abbellire angoli sconosciuti della città. Con una spesa di poche centinaia di euro è stato possibile modificare meglio questo storico scorcio cittadino, dove è presente il Teatro dell'Opera dei Pupi, omaggio al grande puparo acese Emanuele Macri, al momento chiuso in attesa degli annunciati lavori di riqualificazione su fondi della Regione. L'idea è quella di dare lustro artistico ai luoghi partendo da via Alessi per poi aprire iniziative analoghe in altri spazi idonei al fine di realizzare una sorta di circuito di murali a tema da inserire in percorsi turistici dedicati in combinazione con le altre attrazioni culturali e architettoniche presenti nel territorio. Lucia Catania è la proponente del progetto finanziato dal bilancio partecipato. 2 anni fa ho presentato questo progetto all'amministrazione comunale nell'ambito del bilancio partecipato. L'idea era un'idea proprio di riqualificare anche alcuni quartieri storici e medievali della città, proprio fare un festival dei murales in modo tale che il turista quando viene sa i percorsi dove andare e nel frattempo visita anche le vie storiche della città. Il comune ha già quindi fatto realizzare questi murales in una via storica particolare della nostra città che è la via Alessi, dove in realtà il Teatro dei Pupi ha fatto storia. Quindi diciamo, questo murales accanto a questa struttura storica evoca anche nella memoria di tutti noi che abbiamo vissuto anche questo bellissimo momento diciamo, culturale del teatro, evoca questa diciamo, storia della nostra città. L'Opera dei Pupi, il tema con cui gli artisti hanno preso parte al concorso, ha voluto rendere omaggio alla figura e all'opera del maestro Macri. Ci tengo a sottolineare che è un inizio voluto dalla città, dal popolo, perché questo appunto nasce dal bilancio partecipativo, dunque sono state i cittadini a suggerirci di fare queste opere e con questo secondo me abbiamo tanti effetti positivi. Uno sicuramente è quello di abbellire la strada, ma allo stesso tempo è anche un modo per cercare di marcare l'importanza di questa strada, dato che di fronte appunto c'è il Teatro Opera dei Pupi. Questa sicuramente diventerà una via di interesse turistico e sicuramente è anche un'idea da poter copiare per altre strade, perché ci rendiamo conto che queste possono essere delle mosse vincenti per dare un tocco di vitalità, un tocco di innovazione, un tocco di bellezza alla nostra città. Anche il sindaco di Acireale, Stefano Ali, ha voluto sottolineare l'importanza dell'iniziativa promossa su proposta di cittadina attraverso lo strumento del bilancio partecipato, che apre alla cittadinanza la possibilità di avanzare proposte di interesse collettivo. Questa è un'idea di città che va oltre il contesto dell'Opera dei Pupi, su cui abbiamo avuto anche il finanziamento e quindi a breve riusciremo a renderlo nuovamente fruibile. L'idea che secondo me deve passare è l'idea che la città va amata e rispettata, quindi queste opere che servono a migliorare il decoro urbano, devono spingere tutti i cittadini a avere un atteggiamento rispettoso verso la città, perché non possiamo pensare che sia solo la repressione, la sorveglianza a cambiare il nostro modo di agire. Quindi penso che dall'amministrazione devono arrivare esempi virtuosi per dare questo messaggio positivo, perché soltanto in questo modo si potrà cambiare. E adesso a Catania si è concluso il Summer Fest, un assieme di manifestazioni durati alcuni mesi. Il bilancio è positivo da parte degli organizzatori, si parla di oltre 50.000 presenze, fra le altre cose in un periodo, come ben sapete, dove le restrizioni del movimento sono state moltissime. Vediamo. È calato il sipario sull'edizione 2021 di Catania Summer Fest. Ottimo il riscontro con oltre 45.000 spettatori che hanno preso parte alla rassegna mirata a valorizzare l'eccellenza locale. Complessivamente 220 appuntamenti, 1.661 giornate lavorative di tecnici, 3.722 di artisti, registi e collaboratori. Nel contesto di un enorme palcoscenico a cielo aperto che ha fatto rivivere location uniche del capoluogo etneo, dal Giardino Bellini
al Palazzo della Cultura sino al Museo Civico Castello. Tanti concerti e le rappresentazioni seguite da turisti e catanesi che hanno apprezzato la kermesse per la soddisfazione dell'amministrazione comunale, che punta alla riproposizione della stessa con ulteriori aggiustamenti. Ma io direi un'estate straordinaria, davvero oltre le nostre aspettative. Abbiamo riconfermato l'impegno che la nostra amministrazione, con in capo il nostro sindaco Pogliese, ha avuto come attenzione alle arti per sviluppare un comparto che era stato completamente falcidiato dalla pandemia, che abbiamo inteso sostenere perché lo riteniamo uno dei tasselli fondamentali anche per lo sviluppo turistico e culturale di questa città. Quattro luoghi straordinari che hanno fatto da cornice naturale a un'estate di oltre 250 eventi, credo che siamo stati forse tra le prime città in Italia e per quantità e per qualità di iniziative, dal teatro alla musica, alla lettura, tanto da fare, il ballo, abbiamo davvero messo insieme un palinsesto grazie agli operatori culturali, grazie ai nostri teatri, al Teatro Bellini, al Teatro Stabile, all'Istituto Musicale, sostenendo decine e decine di associazioni, operatori culturali, di professionisti e non solo. Quasi 50.000 le presenze. Il Green Pass avevamo temuto che potesse in qualche modo piegare la volontà di poter accedere al mondo della cultura, ma con l'impegno di tutti, col sostegno anche del commissario Covid, che in talune occasioni, specialmente nelle prime battute, ha messo a disposizione degli hub vaccinali proprio anche nelle zone limitrofe alla realizzazione degli spettacoli, abbiamo potuto garantire un funzionamento corretto, perché come sapete da oggi da quando uscì il decreto agli eventi si poteva accedere esclusivamente con Green Pass, e abbiamo dato una dimostrazione che il pubblico aveva bisogno di ricongiungersi al mondo dell'arte, al mondo della bellezza. Continueremo su questa strada e abbiamo fatto anche una delibera per ampliare, grazie al fatto che la città di Catania ha la possibilità di rimanere un teatro a cielo aperto per più tempo dal punto di vista della stagionalità, ma siamo molto felici che finalmente le sale teatrali, le sale cinematografiche abbiano di nuovo la capienza 100, e questo consente anche di svolgere per gli operatori davvero massacrati dalla pandemia di tornare a fare il proprio mestiere. Noi continueremo a farlo al loro fianco. Esperienza da riproporre. Esperienza da riproporre, noi l'assessorato alla cultura, l'assessorato al turismo diretto dal sindaco non si ferma, siamo davvero convinti che anche il target al quale ci siamo riferito, che è certamente di un turismo di prossimità in taluni casi, ma anche di quegli stati che hanno potuto accedere ai confini italiani e di conseguenza siciliani per godere delle nostre bellezze. E adesso, assieme al teatro, al cinema, a fine settimana si sta prendendo l'abitudine, e specie adesso che c'è maggiore libertà di movimento, di poter visitare le zone vicine a noi o meno. Ma come sarà il tempo, la meteorologia in questo fine settimana? Vediamo. Piogge violente e pericolose in Sicilia, ma anche sole a sprazzi, forte umidità, fulmini sul vulcano a provocare questi ultimi e la nube di cenere dell'Etna, un vero e proprio cumulonembo, rivelano gli esperti meteo stamani alla vigilia di un weekend che non lascia presagire nulla di buono dal punto di vista climatico, e sarà così anche per la prima parte della settimana prossima. La nube che si è creata rientra nel contesto dei cumulonembi veri e propri, sia per altezza sia per consistenza, e di conseguenza non è una sorpresa, appunto, che vada a creare fulmini. E avviene spesso nelle grandi eruzioni vulcaniche questo tipo di fenomeno. Sta andando a colpire la parte nord-orientale della nostra regione. In qualche modo si può legare anche al discorso climatico, delle condizioni climatiche, anche perché c'è molta umidità, e il vento influisce appunto sulla formazione di questa nube. E, insomma, è un fenomeno, tra virgolette, legato anche esso alla meteorologia. Autunno all'insegna dell'imprevedibilità, con repentini cambi di situazione che stravolgono le condizioni meteo nel giro di qualche ora. Sta succedendo che l'autunno sta facendo in pratica il proprio dovere,
in conseguenza a una stagione estiva che, come ben sappiamo, è stata molto lunga, con temperature parecchio sopra media, e questo ha determinato, come abbiamo detto più volte, un notevole aumento della temperatura della superficie del mare, ed è questa che sta dando i frutti adesso, e che rientrano in generale in una situazione di estremizzazione del clima, proprio perché si vanno a determinare fenomeni che normalmente avvengono ai tropici, ed è anche notevolmente difficile prevederli in tempo utile. Ecco perché ad esempio ieri non si prevedevano fenomeni di questa portata. Io voglio un attimino mettere tra virgolette in arletta tutti quanti per i prossimi giorni, perché da più fondi già è stato annunciato l'arrivo di questo forte maltempo. Io mi sono tenuto un po' sulle mie finora, proprio perché è veramente difficile andare a capire con esattezza dove colpirà maggiormente, con quale intensità, con quale persistenza. Diciamo che a partire da domani inizierà a esserci appunto questa fase piuttosto intensa di brutto tempo, di piogge, di temporali. Sulla nostra porzione, quindi sul versante orientale. Sembrerebbe maggiormente sotto mira appunto il versante ionico, sia della nostra regione che della Calabria. Verrà colpito quasi sicuramente a più riprese, con forti venti da levante, che quindi di conseguenza creeranno anche mareggiate e quant'altro. Piogge e temporali, vedremo con quale intensità. Sicuramente la protezione civile lancerà qualche allerta. Non escludo, mio parere, che vengano chiuse anche le scuole, ma questo non sta a me poi decidere, perché potenzialmente è una situazione che può determinare qualche problema. E vediamo ancora quali sono i dati Covid di questa giornata. Si abbassa il numero dei nuovi positivi, continua però lo stillicidio dei morti. Oggi 291 positivi, 6 morti, che portano il totale a 6.979. Questi dati delle province: 68 Palermo, 79 Catania, 91 Messina, 5 Siracusa, Ragusa 7, Trapani 15, Caltanissetta 9, Agrigento 15 ed Enna 2. Come faccio sempre quando do i dati del Covid della giornata, vi ricordo, un minimo di attenzione non costa niente, sia per noi quanto per gli altri. Adesso la pubblicità. Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, non vi resta che ringraziarvi per essere stati assieme a noi, vi auguro una buona serata e vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito www.raitv.it. Buonasera. Le previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domenica 24 ottobre. Poco nuvoloso o variabile al mattino, ma con rapido peggioramento. Piogge dunque intense nel corso della giornata e poi della sera. I venti saranno moderati da est, i mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento con il trascorrere delle ore. Le temperature stazionarie o in lieve aumento, le massime, soprattutto nell'area orientale dell'isola, farà freddo durante la notte nel Nisseno e nell'Ennese.